Ebbene, sono di nuovo in Cina, come potete vedere, questa è un'altra stanza, molto diversa da quella dell'altro giorno, anche se più carina della primissima che avevo visto. Sono di nuovo in Cina ancora per lavoro, potete vedere il bagno, stavolta con una vasca un po' più normale, la doccia e il bagno là dietro. Come dicevo, sono di nuovo in Cina perché dobbiamo finire i lavori. Quindi siamo di nuovo qua. Sono un po' più in alto rispetto all'altra volta, quindi c'è un po' più di panorama, diciamo così. Le finestre ovviamente chiudono sempre tutte benissimo. E dopo 24 ore di viaggi interminabili, perché effettivamente durano una vita, non so quanto vi parlerò di questo viaggio per un motivo molto semplice. Vi ho già fatto vedere tutta questa zona. Ve lo ricordate questo incrocio? Ve lo ricordate questo panorama? Sì, sono per l'ennesima volta ancora in Cina. Diciamo che questa ormai è la terza volta, sono quasi 3 mesi della mia vita che passo qua in Cina, ma questa volta, visto che questa domenica, per cause di sfortune lavorative, diciamo così, e bruciature, lasciamo un po' sul vago. Siamo rimasti a casa questa domenica io e Mali, mio amico e collega cinese, siamo andati a vedere Alita in un IMAX 3D qui. Abbiamo speso meno di 10 euro, ok? Con la bibita 11, giù di 12 euro forse con la bibita. Prezzi che in età, cioè, ce li sogniamo. Oh, mi è piaciuto il 3D. Mi è piaciuto il 3D, è incredibile, cioè sono uno che è contro il 3D da praticamente dopo Avatar, dopo aver visto Avatar, e qua mi è piaciuto, mi sono dimenticato a un certo punto che era un film in 3D. Non so, non era neanche girato così bene probabilmente, però non si notava, forse era l'IMAX, non lo so, però questa volta sono contento, ma non è solo di questo che vi voglio parlare. E anche del fatto che ho fatto un giro in una macchina elettrica cinese. L'autonomia è intorno ai 300 km, probabilmente, perché era appena partito e il contachilometri disegnava una cifra intorno ai 300 km. E andava bene, era anche bella internamente, silenziosa, funzionava bene. Oh, ragazzi, importiamola! Non so quanto costa, però importiamola! Perché le macchine elettriche sono il futuro per me, e adesso che ho provato anche quella cinese, posso dire che sì, voglio una macchina elettrica. Ebbene, siamo in centro con Mali, il mio collega cinese. È domenica, è bello, stranamente c'è il sole. Guardate un po'. E mentre cammino qui per queste vie che
del centro possono assomigliare molto a un Giappone o a una Tokyo. Guardate i cavi elettrici sopra di me. Devo ricordarmi che sono però in Cina, quindi qua è un po' tutto diverso, tanti clacson come potete sentire e una grande differenza. Ci sono le auto elettriche, come ho detto, e è veramente difficile sopravvivere qua in centro attraversando gli incroci. Come dicevo, siamo in Cina, da una parte palazzoni bellissimi, nuovi, fiammanti, giganti, e dall'altra parte case che sono qui probabilmente da 30-40 anni, senza manutenzione, molto buttate così. Vabbè. È una delle vie storiche di Changsha. Sono dentro una specie di tempio, non ho ben capito di chi o riguardo cosa, ma è abbastanza vecchio per gli standard cinesi, dice 200-300 anni, secondo me anche un po' di più, ricostruito con cose moderne, però sì, è comunque un'esperienza, caratteristico. E mentre Mali sta comprando qualcosa da mangiare, di dolce direi, vedete, pagano con WeChat Pay. Siamo in questa viuzza piccolissima, piena di odori diversi, di strane cose, molto particolare. Proviamo. Praticamente qua dentro c'è del pollo. E dentro è come lì in figura. Siamo in una via di cibo, vediamo se riusciamo a ripartire. Yeah, we eat in Italy. Yes, we eat in Italy. Là dentro, vedete. Dico là dentro c'è del riso. Quello alle mie spalle è un vecchio teatro cinese, ancora abbastanza ben conservato, mi dicono sempre vecchio di 200-300 anni. Quel tempio di prima invece era vecchio sui 1000 anni, anche se ricostruito. Guardate che ci stiamo facendo il video a vicenda proprio. Mali mi sta costringendo a mangiare qualsiasi cosa. Buono e rinfrescante. Quello lì è zucchero. Sono su uno dei ponti, a dire il vero pochi, che collega le due parti di Changsha. Come potete sentire è molto affollato. Questo è il fiume, questa è la parte che ho sempre visto. Come potete vedere ci sono anche un po' di pescatori in giro. Questo è l'altro lato. Sono in un sovrappasso nell'isola intermedia. Oltre il ponte c'è una specie di pagoda, tempio, dopo vedrò di andarci. Questa era l'area della residenza di Mao durante i suoi soggiorni. Siamo nel parco dove c'è l'ufficio di Mao alle mie spalle, dopo ve lo farò vedere. Potete vedere che qua c'è un negozio, qui c'è un ristorante, dietro c'è un piccolo supermarket. Non so come descrivere questo posto se non come una via di mezzo tra un museo e un parco divertimenti.
Sì, non so dire altro, perché la cosa che più ci si avvicina, perché tutti i cinesi vengono per stare vicino, giustamente, al fondatore della nazione, anzi della Repubblica Popolare Cinese. Io non voglio dire nulla perché sono i primi di marzo, però potete vedere ciliegi in fiore. E sì, li ho visti anche qua in Cina adesso. Anche qua in Cina hanno le foreste di bambù, un po' più piccoline rispetto a quelle giapponesi, ma comunque molto carine. Ed eccoci, siamo arrivati alla fine del parco e alle mie spalle potete vedere il faccione di Mao Zedong. Sono molto colpito di questo e contento di essere riuscito a venire qui a Changsha a vederlo. Anche se sembra tutto abbastanza nuovo, quello è Buddha e le due statue che lo proteggono. E così siamo venuti a trovare anche il Buddha San qua in Cina, una cosa che mi mancava. È un bel tempio, si vede abbastanza moderno e ricostruito, però almeno è un tempio buddista in una Cina comunista. Interessante di sicuro. Purtroppo questa bellissima pagoda, come succede in molte parti e in molti tempi, chiudeva alle 4:30, sono già più delle 5 e quindi niente. Intanto potete vedere un bel laghetto, tutto abbastanza moderno, comunque dietro c'è quel tempio dove ero prima, e dicevo tutto abbastanza moderno e sì, si vede che manca quel tocco di storia. Allora, sono nella metropolitana cinese, è piena di gente. Questo è il biglietto, è un token Airfeed, dove tu sei già la tua destinazione, cioè qua sono quasi più avanti che i giapponesi. Sono sulla metropolitana cinese col token che all'uscita dovrò restituire alla macchinetta che se lo mangerà. Ebbene, dopo questa lunga giornata, io e Mari siamo finiti a mangiare al pentolone di nuovo. Dentro c'è del pollo, poi ci sto aspettando del manzo e di altre cose. Sì, avete notato, c'è una zampa intera dentro. Sì, qua funziona così e noi ci dobbiamo adattare. Comunque, bella giornata. Mali è qui, guardate, questo è quello che sta rimanendo e alla fine ci sono i noodles dentro, la carne e i funghi sono quasi tutti finiti, il pollo come sempre è tagliato un po' a caso e non lo si mangia bene e vabbè, noi qui abbiamo mangiato. Siamo quindi arrivati alla fine di questo mix di giornate degli ultimi 2 mesi che ho passato a Changsha. E così arriviamo a ben 3 mesi passati in Cina. Un'esperienza non da poco, abbastanza pesante, però molto bella. E mi reputo una persona fortunata, non solo a poter viaggiare per lavoro, diverse volte ho viaggiato per lavoro, ma a poter conoscere le persone. Le persone in tanti posti del mondo, persone diverse, e tutte le volte mi meraviglio sempre di più di quelle cose che abbiamo in comune. C'è gente che continua a pensare alle differenze che ci sono tra le persone, ma io quando viaggio, quando vedo le persone, non faccio che notare quanto siamo uguali.
possono cambiare un po' gli ideali, forse qualche cosa di minimo, però alla fine siamo tutti uguali. Non riesco a trovare altre parole perché vedo costantemente delle similitudini tra le persone di tutte le parti del mondo che ho visto. Sono contento di questo, mi fa capire che siamo un'unica popolazione, dobbiamo solo imprimercelo nel cervello. Molto belle le esperienze qua in Cina, quelle che ho fatto, anche quelle lavorative, devo dire, anche se sono state molto pesanti. Molto bello il cinema IMAX con 3D in lingua originale. Bellissimo anche arrivare nel cuore della Cina moderna e vedere appunto la statua di Mao da giovane. Il parco e quell'isolotto tutto dedicato a lui e a quello che fonda questa Cina moderna. Sì, non ho visto nulla di più vecchio di 80-70 anni, giù di lì. La storia per la Cina è recente. Hanno totalmente, non dico piallato, ma molto levigato i millenni passati di un impero cinese che ha creato tantissime cose nella cultura mondiale alla fine. E un po' questo mi dispiace, però è bello anche vedere questa Cina moderna, questa Cina che sta andando avanti, sta crescendo molto rapidamente, non più come prima, e probabilmente si arresterà, però è bello comunque vederla, vedere tutto nuovo, vedere come sta crescendo in questo paese che è ancora, tra virgolette, rurale e poco turistico per gli occidentali. Rurale per la Cina, intendo. E quindi è un bel viaggio. Volendo, posso anche consigliare una tappa a chi vuole vedere la Cina, a fermarci a Changsha. E noi ci vediamo alla prossima puntata, chissà da dove, chissà quando. Ciao!